Parliamo oggi di obbligazioni con Excel, in particolare come calcolarne il rendimento effettivo. Vedremo tre casi: il caso di un bot a un anno, quello di un CCT pluriennale e quella di un'obbligazione a tasso fisso. Ora, facciamo riferimento al sito del Sole 24 Ore, nella sezione Indici e Numeri, Finanze e Mercati. Prendiamo la prima pagina. Per esempio, di sabato 7 settembre avremo il bot, l'ultimo rigo, 140814. Vedete, eccolo qua, lo vediamo meglio. Il prezzo è del 6 settembre, quindi il venerdì precedente. Il mercato è il MOT, mercato obbligazionario telematico. E quindi abbiamo che cosa? Un prezzo, ISIN sta per International Security Identification Number, è un numero identificativo dell'obbligazione a livello internazionale. E, anzi, se vi do questo consiglio, avete bisogno di tutto quello che riguarda una data obbligazione, basta fare una ricerca su Google inserendo il codice ISIN e subito vi trovano il PDF, Google vi trova il PDF con i dati, tutti i dati e le caratteristiche di quell'obbligazione, quasi sempre nel sito dell'emittente, che può essere un tesoro oppure una banca, eccetera. Allora, qui abbiamo un prezzo, in questo caso è 98.866, vedete qui in basso, e un rendimento lordo, uno netto. Ecco, vediamo però come è calcolato. Il caso del bot è abbastanza semplice, che la formula è subito e presto detta, è questa qua. Allora, abbiamo 365, che è il numero di giorni in un anno, per moltiplicato questo fattore 100 meno il prezzo del bot, che di solito è sotto 100, al numeratore, al denominatore il prezzo del bot per i giorni della durata residua, che vediamo tra un attimo come calcolare, per 100. Allora, i giorni della durata residua sono naturalmente i giorni che intercorrono tra e lo vediamo qui nel nostro foglio, adesso chiudiamo con la funzione, è semplice, quindi basta inserire una funzione che si chiama giorno 360, e prima data è la data del 6 settembre e l'ultima è quella di scadenza del bot, che è il 14 agosto, no? Quindi sono 338 giorni. Infatti vedete qui sotto 0338 nella quintultima colonna, duration, anni, giorni, vedete 338 corrisponde. Quindi la formula è questa. 365 per 100, nel nostro caso il prezzo è 98.866, quindi 100 meno 98.866 si risolve, il prezzo è 98, eccolo qui sotto, 365 per 100 meno 98.866, 98.866 al denominatore per 338, e il rapporto fra 1,23863, quindi il Sole 24 Ore ci dà 1,24. Questo che cos'è? Il rendimento anno lordo per questa obbligazione. In questo caso del bot è abbastanza semplice perché non ci sono cedole e quindi molto semplice. Per arrivare al netto, come si fa? Si toglie il 12,50, abbiamo qui la formula, rendimento netto. Ecco, che cosa ho fatto? Ho preso il valore del lordo E6, che è appunto 1,24, e da quello gli tolgo il C6, che è l'imposta sostitutiva 12.224, moltiplicato 12.50 diviso 100. Questo 12.24 è preso dal Sole 24 Ore. Però, che cosa c'è da aggiungere? Nient'altro, no, viene così. Ok, e da, vedete, da 1,10. Ah, diviso 100, naturalmente, per ottenere una percentuale, mi dà 1,10, esattamente come qui, vedete, nella riga del foglio. Ok, quindi qui nel caso del bot è semplice. Passiamo ora invece al CCT. Allora, il CCT, ecco, vediamo più sotto, preparato già, ecco, è la pagina 2, comunque non è molto lontana dalla precedente. Qui, nella prima sezione certificati di credito del tesoro, vedete, 103S, 1 marzo 17, più 0,15S, cosa vuol dire? Che c'è uno spread di 15% ulteriore su ogni cedola. La cedola attuale è 0,59 euro, semestrale in questo caso, perché è pagabile 1 marzo e 1 settembre di ogni anno, 55 quella futura, ora siamo sempre al 6 settembre,
L'ultima cedola quindi è stata pagata il 1° settembre, ci sono 6 giorni che poi diventano, come vedremo, 11, perché la banca si prende sempre 5 giorni in più. Allora, qui nel caso del titolo di Stato CCT, occorre, il procedimento è più complesso, mi dà un rendimento lordo del 2,19. Come si arriva a questo 2,19? Ecco, qui è il punto. Allora, riprendiamo il nostro foglio di Excel. Vedete qui nel caso del CCT, eccolo qua, sono riportati la scadenza, il codice ISIN, l'imposta sostitutiva, il prezzo di chiusura 96.452, controlliamo, eccolo qua, 96.452, 6 settembre. Il rendimento è quello che vogliamo verificare. Allora, bisogna costruirci in poche parole i flussi di cassa. So che per chi non ha basi di matematica finanziaria è un argomento un po' ostico, ma si tratta semplicemente di inserire delle righe di Excel con delle date, una data per ogni scadenza cedola e l'importo in euro della cedola rettificato, per esempio in questo caso dello spread. E niente, bisogna calcolare praticamente per ogni scadenza, in questo caso sono 7 semestri, no? La prossima cedola è il 1° marzo 2014, poi il 1° settembre 2014, così via fino alla data finale di scadenza del CCT. La data di scadenza di un'obbligazione è la data in cui avete indietro il 100 del valore nominale, qualunque sia stato il prezzo cui l'avete acquistato, se l'avete acquistato a 98 o a 103, non importa, alla scadenza avrete sempre indietro 100. Più che cosa? L'ultima cedola. Allora, la cedola, vi dice, la cedola attuale è 5.059, quella futura che è calcolata e poi varierà, quindi queste sono simulazioni in base all'asta dei bot semestrali, eccetera, viene rettificata considerando, vedete qui nella formula, il 15, lo 0,15 di spread. La cosa interessante è questa, che all'inizio bisogna determinare il corso tell-quell, cioè il valore del prezzo di chiusura sommato al N11, che sarebbe, vediamo subito, il cosiddetto ratio. Il ratio è anche pubblicato, qui è 32.597 sul Sole 24 Ore, è, vedete, 32.60 qui per il 6 settembre, che tiene proprio in considerazione i 5 giorni. Infatti la formula è calcolata, vedete, in base a una funzione che mi sono creato io, giorni 365 in questo caso, quindi prende i giorni in base 365 dal 1° settembre alla data del 6, che è quella del prezzo, più 5, mi aggiungo 5 in fondo e mi dà giorni 10. Poi che cosa faccio? Prendo il ratio, cioè la cedola che è 0,59, e lo divido per i giorni intercorrenti tra una cedola e l'altra, che sono 181, quindi tra i 6 mesi, sostanza, tra il 1° settembre 2013 e il 1° marzo 2014, e lo rimoltiplico per 10. Il risultato mi dà 0,032597. Questo va sommato al prezzo, all'ultimo prezzo di chiusura, per ottenere l'esborso iniziale, perché quando andate in banca e comprate questa obbligazione non pagate solo il prezzo 96,452, ammesso che venga fissato appunto almeno di 6, ma si somma appunto il cosiddetto ratio, che è la parte di interesse maturata dall'ultima cedola al momento in cui lo comprate. Allora è un flusso di cassa negativo di 96.484. Allora qui io sembra complicato, ma in realtà non lo è. Qui adesso per accelerare vi spiego. Ho riportato i valori delle varie cedole future che vengono praticamente attualizzate in base alla formula dello sconto, e però vedete viene calcolato il periodo in semestri, in frazioni di semestre, quindi il primo è elevato allo 0, il secondo è elevato al 1,97, il terzo è elevato a 2,97 fino all'ultimo che è 6,97. Si può fare anche col TIR, naturalmente, con la funzione TIR.x. I dati, i valori, ricordatevi che il primo va col segno meno, che è quello l'esborso, cioè l'investimento, mentre il rimborso finale e l'ammontare degli interessi che vengono percepiti dall'investitore sono sempre in positivo. Da una parte, dall'altra le date mi calcola, vedete, mi viene fuori 2,19.
Quindi 19 viene fuori però anche col metodo iterativo, che è quello che ho utilizzato io prima di utilizzare il TRIS. Lo so, sono pignolo, ma cosa ci volete fare? Perché così io mi rendo conto, in base alla matematica finanziaria, dei flussi di cassa e delle attualizzazioni dei vari fattori. Cioè ogni fattore essendo disponibile, in pratica ogni fattore che cos'è? È un flusso di cassa. Disponibile a date differenti, attualizzato alla data odierna, ecco, ha dei valori differenti, vedete, via via decrescenti a mano che la data va in là nel tempo. Passiamo al terzo caso. Allora, il terzo caso è quello di un'obbligazione. Ho preso un'obbligazione Unicredit BancoPosta a tasso fisso, è un tasso fisso zero coupon bond, emesso nel 2012, scade il 24 agosto del 2018, questo è il codice ISIN. Qui è ancora più semplice perché non ci sono più le cedole semestrali, ma c'è una sola cedola annuale 5,65. Ma vedete il prezzo è 107,02, quindi ampiamente sopra al nominale, perché naturalmente alla data di scadenza, che è il 24 agosto 2018, all'investitore verrà rimborsato 100 più l'ultima cedola che è 5,65 di nominale. Qual è il rendimento effettivo? 4,05. Verifichiamo. Andiamo a vedere. Allora, il procedimento è lo stesso, vedete, qui ho usato l'iterativo, ecco, che mette in eguaglianza a meno di qualche decimale sostanze i vari flussi di cassa e mi dà il 4,05. Questa volta sono annuali, quindi è semplice, e basta. Abbiamo visto qualche cosa che riguarda, insomma, i rendimenti. Magari più avanti in altri tutorial vediamo come farci dei grafici, delle cose carine, ecco, però è importante capire come si determina il rendimento effettivo, perché quando dovete decidere quale investimento fare, e quindi comparare, obbligazioni in questo caso, ma di natura molto diversa, ma può essere tasso fisso, variabile, eccetera, semestrale, annuale, il tasso di rendimento effettivo è quello che vi permette di comparare le varie alternative. E ora ci fermiamo qui, un po' lungo questo video, ma purtroppo la materia è complessa.